Buongiorno, allora come promesso oggi siamo insieme tutto il giorno perché oggi è un giorno molto speciale perché oggi è il giorno del debutto del nostro spettacolo Sister Act. Allora, come sapete, insomma, faccio parte di un gruppo teatrale, diciamo, ma in realtà organizziamo un po' qualunque tipo di spettacolo che abbia a che fare con la musica e per l'appunto quest'anno abbiamo messo in scena Sister Act e oggi è il giorno della prima. Devo dire che sono emozionatissima anche perché il posto dove facciamo lo spettacolo è molto bello e soprattutto è quasi completamente prenotato, quindi ci sarà veramente tanta gente. E niente, ho finito di fare tutti i preparativi, infatti come vedete mi sono anche rifatta il colore ieri e ho provato a farlo a casa con una tinta che ho trovato in erboristeria che mi piace moltissimo, devo solo imparare un po' a metterlo nel modo giusto, però sono contenta che mi ha uniformato tutto il colore, quindi ho i capelli belli splendenti per oggi, anche se in realtà poi la maggior parte dello spettacolo indosserò il velo, ma vabbè. Quindi niente, insomma, oggi vi porto con me non soltanto perché voglio condividere con voi questa bella giornata, ma in realtà lo faccio anche perché voglio avere io un ricordo di questa bellissima giornata. Ciao amore. Ci si vede dopo, ora vado al lavoro. Oh, bello mio canino, che sta sempre rintanato qui. Ciao amore mio, ciao tesoro. Allora, io sono arrivata al lavoro, registro questo pezzettino soltanto perché le persone che lavorano con me oggi sono in ferie, quindi gestisco io l'ufficio, sono sola. Fortunatamente il venerdì è un giorno particolare, faccio un orario diverso, quindi faccio mezza giornata, solo 4 ore, quindi posso tornare a casa presto per sistemare e preparare tutto. Comunque niente, adesso mi metto a lavorare. Allora, sono appena rientrata a casa e adesso devo preparare tutte le cose che devo portare via, stirerò i vestiti, insomma metterò insieme tutto perché più o meno verso le 5:30, 6, riparto per andare a fare la prova voce e poi rimango direttamente lì perché ovviamente poi lì, ci cambiamo, ceniamo e diamo inizio allo spettacolo, ma volevo farvi vedere una cosa che insomma non c'entra niente con lo spettacolo, però è bella. Allora, le mie sorelle avevano il compito di fare questo, che è praticamente l'album di foto che il nostro futuro bambino o la nostra futura bambina o i nostri futuri bambini vedranno quando avremo un abbinamento, insomma, in Perù, e doveva essere tutto scritto in spagnolo, colorato e con le foto della nostra famiglia. E è finito, quindi vi faccio dare una sbirciatina. Questi sono i nonni, queste sono le zie, insomma è una bella emozione anche vedere questo concluso. Ma guardate con quanta cura le mie sorelle hanno fatto tutti i disegni diversi in ogni pagina, cioè è veramente adorabile. E anche la scuola, guardate con tutte le matitine, cioè no, sono state bravissime. Poi io praticamente me lo sono visto oggi per la prima volta per intero, è bello, insomma sono contenta. Vabbè, qui altri documenti che dobbiamo inviare, vabbè, procediamo anche da questo punto di vista. Questa è la situazione disastrosa della camera da letto, comunque questo è il vestito. Allora, come vedete è il vestito da suora, ma in realtà non è proprio da suora perché da novizia, dato che io interpreto Maria Roberta, che è la novizia. E qui ho altre cosine che devo sistemare, per esempio le scarpe, che ovviamente io ho preso per me queste, però alla fine sono perfette per fare la suora, e insomma tutti gli oggetti di scena.
Ciao. Siamo cariche, eh? Salve suore, suore e suorette. Siamo cariche. Basta. Siamo Eddie. Cioè, mettetevi i sorrisi sulle facce. Ciao. Ciao. Buona. Buona. Io non mi preoccupo, eh. Ah, no, ma c'è. Allora, intervistiamo gli attori prima dello spettacolo. Che cosa preferisci della vita da suora? Le feste con i frati. No. Guardare la TV così ci si mette. Ah, ah. Mascara. La jacuzzi. Perché non bisogna. Divertente. Lei cosa preferisce della vita da suora? Svegliarsi alla notte. Flagellarsi. Eh? Flagellarsi. Neanche. Beh, magari scofanarmi qualche. Che ostia. Ok. E te, Eddie Umidino? Sto già sudando. Stai già sudando. E infine, Teresa, mi senti? Ti sento. Sì, senti? Ricordati. Come? Sei vecchia ma o sorda? Sono vecchia ma non sorda. Va bene, abbiamo finito di mangiare. Sorella. E te? Io no. E te? O il grande poster di Gesù. O le grandi feste con i frati. E le feste con i frati, infatti vado insieme a lei sempre. Dove andate? A casa di Eddie. Io non ne so nulla. Mangioni, salutate. Ciao. Ciao. Com'è andata? Benissimo. Alla grande. Ciao. È finito lo spettacolo? È andata? Com'è andata? Alla grande. Sono stati bravissimi, ammettiamolo. Grazie a me. Anche grazie a Riccardo che ha messo le musiche. E basta. E ha abbassato le luci una volta. Senza musica non canta. Senza musica tanto non si sarebbe fatto niente, quindi grazie amore. Ok, la possibilità.